quanto. Come vedi, ci sono queste due buste. Abbiamo scelto degli argomenti. Argomenti collegati al calcio. Bella. E argomenti slegati dal calcio. Quindi vedete con che busta vuoi iniziare. Ci sono delle domande dentro. Slegati col calcio. Argomenti slegati dal calcio. Caro Anto, da ex giovane, cosa ti dà più fastidio e cosa ha più piacere di un giovane d'oggi? A parte che sono ancora giovane, in primis. E poi, ma più fastidio forse che sono un po'... fanno un po' troppo i fenomeni i giovani di oggi. Io mi ricordo che quando sono andato anche i primi 6 mesi a Bari, i giovani non potevano aprire bocca quasi, mentre adesso arrivano già in prima squadra e incominciano già a parlare e rispondere. Noi abbiamo la fortuna al Milan di avere due ragazzi invece che sono cresciuti molto bene, come Calabria e Donnarumma, che sono molto disponibili, molto umili, e quello sicuramente è un grossissimo vantaggio per loro. Come fanno questo secondo te? No, non ho più pallida idea, ma mi fa incazzare parecchio, guarda. Andiamo su un argomento collegato al calcio. Apriamo la busta. Bella questa. Primo giorno a Milanello, in un flash. Cosa ti ricordi? Apro una parentesi. Io il tuo primo giorno a Milanello non lo ricordo. Non ricordo anch'io, mi sono fatto male subito. Mi sono fatto male al ginocchio subito. No, il mio primo giorno a Milanello, adesso che sono tornato da giocatore di Serie A, è sicuramente aver rivisto mister Inzaghi, che prima ho avuto la fortuna di allenarmi insieme, per me è stato un bellissimo incontro. E di quel primo giorno là, in primavera? No, beh, l'emozione era grandissima, perché essendo tifoso del Milan era un sogno allenarmi a Milanello. Purtroppo è andata male il primo giorno, però sicuramente ho ricordi bellissimi anche di quei giorni, soprattutto perché c'era un grandissimo gruppo. Io mi ricordo, sei arrivato con dei cappelli alla Cocciante, delle scarpe che non si vedevano almeno non lo so, 10-15 anni, forse erano un rimasuglio di tuo papà. E quindi tutti noi ti guardavamo e dicevamo, questo da dove è venuto questo? Qui ti voglio, Anto. Via il Dogma 4 dietro. Che ne dici di questa difesa 5? Darmian, Legati, Astori, Antonelli, De Sciglio. No, non mi rispondere adesso. Lo facciamo rispondere alla prossima puntata.